E siamo per aprire un'altra parentesi legata in qualche modo al mondo dei giovani, ma parliamo questa volta di un aspetto sicuramente importante e positivo che riguarda anche lo stesso futuro del nostro paese, attraverso la possibilità del servizio civile nazionale. Ebbene, tra qualche istante saremo in collegamento con Enrico Maria Borrelli, fondatore e presidente di AMESCI e presidente del Forum Nazionale del Servizio Civile, che ritroviamo per parlare di questa bella realtà, anche perché ci sono delle novità relative ai bandi e non solo. Ma prima di incontrare il presidente del Forum Nazionale del Servizio Civile, voglio parlare di un altro tema, che è quello del bullismo, un altro argomento sul quale spesso torniamo. Infatti diventerà, e c'è da dire, finalmente un reato. Sembrerà strano, ma se il ciberbullismo era già reato, il bullismo ancora no. La Camera, grazie al lavoro della Commissione Giustizia, al voto unanime di maggioranza e opposizione, ha posto rimedio a questa mancanza già rilevata dalla Cassazione con diverse sentenze. Quando anche l'Aula della Camera e poi il Senato approveranno la legge, il bullo, a maggior ragione quando si tratta di un gruppo, avranno sanzioni penali dedicate anche solo se costringeranno all'emarginazione la vittima designata, che, come dimostra la cronaca, spesso è minorenne. La pena prevista va da 1 anno a 6 mesi, mentre per i minori si arriva all'affidamento ai servizi sociali o a una comunità nel caso il percorso educativo non sia riuscito. La nuova legge prevede anche la confisca degli strumenti informatici usati per bullizzare le vittime. Altrettanta attenzione sarà data agli adulti che non vigileranno sui minori violenti. Il testo varato dalla Commissione Giustizia di Montecitorio è frutto di una sintesi tra le proposte di legge e la correlatrice Daniela Dondi spiega appunto che per la prima volta si propone una norma che identifica la fattispecie del bullismo. Come vi dicevo, vogliamo parlare di servizio civile nazionale. Ancora non abbiamo conferma della presenza dell'ospite in collegamento. Però intanto vi do alcuni aggiornamenti relativi a quella che è la notizia importante che vogliamo sottolineare. Ecco, hanno preso il via i progetti del Servizio Civile Universale ideati e attuati dalla Fondazione AMESCI nell'ambito del bando ordinario 2022 finanziato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale. Per parlarci di queste iniziative abbiamo in collegamento Enrico Maria Borrelli, che è tornato a farci compagnia. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, lo facciamo in un momento particolare che è quello estivo, tante possibilità per i giovani anche per pensare, ecco, a come occupare il proprio tempo o perlomeno ad avvicinarsi al mondo del servizio civile. Ma andiamo per ordine, parliamo appunto di questi bandi, come stanno andando le cose? Beh, sicuramente molto bene. Negli ultimi anni abbiamo avuto un grandissimo investimento da parte dello Stato, grazie anche ai fondi del PNRR, il che ovviamente ci conforta nel pensare che il servizio civile è stato riconosciuto tra le politiche urgenti, prioritarie nel nostro paese, quindi collegate ad altre priorità, la transizione digitale, l'ambiente e chiaramente i giovani e il loro futuro. Quindi un momento particolarmente positivo. I progetti che partono adesso sono sicuramente una straordinaria opportunità per integrare anche i giovani in questo processo di rilancio, di riqualificazione di tante delle nostre politiche del nostro paese, e renderli protagonisti. Mi sembra un momento decisamente positivo. E oltre a questo importante aspetto, ce n'è un altro che ci piaceva quest'oggi mettere in evidenza, relativo ad una istituzione di riserva di posti del 15% nei concorsi pubblici per i volontari che hanno concluso il servizio civile. Ecco, credo che sia una bellissima notizia questa. Possiamo entrare nel merito di questa decisione?
Sì, sicuramente il tema della riserva dei posti è un tema che nasce in realtà anche già con la legge 230 del 98, quindi quando si prevedeva che il servizio civile è riconosciuto, all'epoca era leva obbligatoria, come un anno che i giovani prestavano di servizio alla patria, era anche da un punto di vista curriculare, concorsuale, un anno, valeva come un anno prestato di lavoro prestato nella pubblica amministrazione. Quella era una previsione del legislatore che in realtà ha trovato relativamente piccola applicazione in questi anni. Adesso con questa legge fortemente voluta dal ministro Abodi abbiamo una riserva del 15% dei giovani in tutti i concorsi pubblici, il che significa che anche non appena tutte le pubbliche amministrazioni, quelle nazionali, regionali, locali, avranno recepito, fatto proprio questa norma, i giovani potranno, che hanno fatto servizio civile, potranno accedere anche con un canale privilegiato alla pubblica amministrazione, cosa che trovo giusto perché sono giovani che si sono impegnati insieme allo Stato per un anno, la pubblica amministrazione rappresenta lo Stato, quindi per loro potrebbe essere, da un punto di vista lavorativo professionale, un prosieguo di quella che è stata un'esperienza da giovani di impegno, di solidarietà, ma anche di servizio alla nostra comunità. Cos'altro aspettarci, diciamo, da una classe dirigente della nostra pubblica amministrazione di domani? È sicuramente una bella notizia, soprattutto in prospettiva futura per il nostro paese, nonché un risultato importantissimo nella promozione e valorizzazione del servizio civile in Italia. Noi ci ritroviamo, ecco, ciclicamente a parlare di questo ambito che riteniamo importantissimo, fondamentale, soprattutto per la realtà dei nostri giovani. Allora, in conclusione, ancora una battuta per quelle che potrebbero essere le future iniziative. L'estate è un tempo importante anche di riflessione su quelle che possono essere le prospettive del futuro di tanti giovani. Allora, perché non pensare anche in questo periodo a impegnarsi nel mondo del servizio civile? Ecco, lei mi lancia sempre, diciamo, provocazioni attuali, diciamo, anche con il nostro mondo, con le riflessioni del nostro mondo. In realtà ecco, l'impegno dei giovani attraverso il servizio civile sta assomigliando sempre più, in un momento in cui stiamo vedendo i ragazzi bisognosi di un orientamento e, se vogliamo, anche un po' di prendersi una pausa nel loro percorso di crescita, di formazione, perché è vero che la nostra è una società particolarmente esigente. I ragazzi sono sempre molto sotto torchio, devono essere prestanti a scuola, all'università, fare esperienze, andare all'estero, imparare lingue, quindi siamo obiettivi. Queste sono generazioni particolarmente sollecitate anche da parte del mondo dei non adulti. Il servizio civile rappresenta per loro quello che una volta era un po' l'anno sabbatico, quindi il fermarsi, il prendersi il tempo per loro stessi, dedicandosi a qualcosa che hanno voglia di fare. Ecco perché i ragazzi hanno tantissime opportunità di scelta e di impegno. I settori nei quali loro possono vivere questa esperienza sono i più disparati, alcuni in linea con la loro formazione, e quindi magari i ragazzi scelgono anche di fare un'esperienza che qualifichi quello che stanno studiando, che li aiuti a fare un'esperienza di settore, ma molti altri lo fanno proprio per fare qualcosa che invece non faranno, non pensano di fare magari domani nella vita, non hanno ancora fatto, un'esperienza di partecipazione, di solidarietà, un impegno per l'ambiente o magari verso le persone bisognose. Quindi un modo di sentirsi parte attiva della società in questa corsa forsennata che si fa per la crescita, in cui i giovani prendono un anno della loro vita, lo dedicano innanzitutto a loro stessi, ai loro interessi e soprattutto non lo disperdono, perché è un anno che capitalizzano da un punto di vista umano e della crescita personale. È molto importante un anno di esperienza nella vita di ciascuno di noi, chiunque ricorderà un'esperienza così lunga se l'ha vissuta intorno ai 20 anni, ma soprattutto porteranno a casa tante esperienze formative, di conoscenze, di competenze che sicuramente rispenderanno domani in un mondo del lavoro che ciò che cerca prioritariamente dei giovani è trovare persone motivate, persone, come dicono spesso le aziende, anche smart, quindi ragazzi in grado di inserirsi in un contesto, essere parte di quel contesto, essere parte proattiva. Ecco, il servizio civile è questa straordinaria politica che offre ai giovani questa opportunità e allo Stato la responsabilità di accompagnarli correttamente in questo pezzetto fondamentale della loro vita. Ancora grazie Presidente Borrelli e a presto per continuare a parlare di questa fetta importante, ecco, della nostra società. Grazie e buon lavoro. sicuramente. Grazie, grazie a voi tutti, buona giornata. Ci fermiamo per qualche istante e poi di nuovo insieme con degli aggiornamenti.